National Arena di Bucarest, di scena Ucraina e Macedonia del Nord. Chi perde è in pratica fuori dai giochi e chi vince probabilmente in questa gara in particolare può giocarsi delle chance di rientrare, se non come seconda, almeno come terza, nella ricerca del approdo agli ottavi di finale. La seconda di questo girone, il girone C, affronterà l'Italia. Insomma, c'è grande attenzione per questa giornata. Naturalmente anche forse i giocatori azzurri, anche Roberto Mancini sta dando un'occhiata a queste quattro formazioni che quest'oggi cercheranno di far vedere quel che valgono. È la partita della vita sia per Ucraina che per Macedonia del Nord, soprattutto per Andriy Shevchenko, sotto esame per la squadra che probabilmente anche potrebbe avere delle chance di arrivare prima del girone, visto che l'Olanda nella gara precedente è stata in qualche modo messa in difficoltà. Raddoppio vantaggio degli Orange, pareggio poi ottenuto dagli ucraini e alla fine il gol di Dumfries per i tre punti della squadra allenata da Frank de Boer. Dunque un'occasione sprecata. Attenzione, palla in area di rigore della Macedonia, rischio grosso, una carambola stava per favorire l'intervento di Jarenčuk, ha messo via, se non sbaglio, proprio Elmas, qualche braccio in alto per reclamare una qualche irregolarità. Arrivato il tiro di Malinovskyi sul primo palo, a sorprendere decisamente Dimitrievski, che ha un po' sottovalutato questa botta decisa a mezza altezza che andava poi a picchiare il terreno, si è resa ancora più insidiosa. È stato attento però il portiere della Macedonia del Nord alla prima azione, possiamo dirlo, con una pericolosità alta. Fuga proprio di Jarenčuk, a tu per tu ormai con Dimitrievski, la chiusura in scivolata di Ristovskyi. Anche qui intervento salva risultato. I macedoni che stanno aumentando di densità in area di rigore. Attenzione ad Elmas, esterno della rete, ha provato il tocco, spalle alla porta. La posizione piuttosto defilata da un pallone veloce messo in mezzo da Nikolov. Il giocatore del Napoli ha provato a toccare e d'astuzia ad ingannare l'estremo difensore dell'Ucraina Buscan, che non ha nemmeno toccato il pallone. Ha colpito davvero malissimo Elmas, palla fuori. Attenzione, la palla in area, Yarmolenko, viene bloccato il suo tentativo con un'ottima imbeccata per via centrale, pallone filtrante sul primo palo. Dimitrievski ha chiuso la porta, è riuscito a dire di no ancora a questa opportunità da gol che è arrivata dal piede sinistro di Malinovskyi. Ottimo movimento, ottima intesa con Yarmolenko, che appunto leggermente defilato, ben trovato senz'altro dal numero 8 ucraino, ha provato di giustezza a superarlo anche scavalcandolo, ma l'uscita è stata tempestiva e perfetta dal punto di vista sia dei tempi ma anche del posizionamento. Palla in area e Yarmolenko porta in vantaggio gli ucraini. 29esimo, dalla battuta del calcio d'angolo c'è stata una palla sporcata all'altezza del dischetto, palla che è andata a sfilare all'altezza del secondo palo e di piatto dopo che il portiere era rimasto fuori causa, dopo le deviazioni dal calcio d'angolo che è stato battuto da sinistra. Il rasoterra dello stesso Yarmolenko, protagonista poco fa di un'azione dell'Ucraina fermata dal portiere Dimitrievski, è riuscito con un colpo da attaccante consumato a superare la linea della porta e a portare in vantaggio al minuto 28 gli ucraini. La seconda marcatura in questo europeo per Yarmolenko. E nel primo caso è stata una magistrale esecuzione da fuori contro l'Olanda, ma è stata una carambola non casuale. Rivedendo l'azione del gol, è stato un colpo di tacco splendido in area di rigore, un suggerimento che è andato a pescare il compagno di squadra Yarmolenko. Gol che diventa bello anche questo per quanto riguarda Yarmolenko, grazie a questa carambola non casuale, lo ripetiamo, calcio d'angolo, colpo di tacco di un giocatore ucraino nel cuore dell'area di rigore, a liberare sul secondo palo Yarmolenko, che di piatto col portiere che andava a difendere il primo palo è andata a siglare il secondo gol in questo europeo, gol che vale il vantaggio ucraino, gol che vale tre punti che possono essere determinanti. Naturalmente tre punti solo in questo momento, staremo a vedere come finirà, determinanti per il cammino ucraino, vantaggio meritato anche. Karavayev è stato l'autore del tocco di tacco nel cuore dell'area di rigore che è andato praticamente a pescare Yarmolenko, secondo me volontario, potrebbe essere anche casuale questo intervento in bello stile, ma bello anche il fatto che il pallone sia terminato in pratica esattamente dove era posizionato Yarmolenko, quasi uno schema, chissà se è fortuito. In ogni caso bello a vedersi questo gol, corner forte e basso, colpo di tacco
al volo a liberare per l'appunto Yarmolenko e il gol del vantaggio. Yaremchuk lanciato in area di rigore, posizione sospetta ma regolare, mi sembra nessuna bandierina si sia alzata, anche perché l'arbitro va a cercare lumi dal proprio assistente e anche i giocatori ucraini in dubbio, visto che è scattato su un errore netto, direi, della difesa macedone. Yaremchuk è andato a arrivare a tu per tu con Dimitrescu, il taglio per vie laterali è arrivato dal suggerimento da parte di Shaperenko, che ha visto di prima intenzione Yaremchuk in posizione per scattare, ma era veramente parallelo al proprio avversario, che non ha rallentato a sufficienza evidentemente, e la palla sul primo palo sigilla il gol del 2-0 per l'Ucraina. Una uscita da parte di Dimitrescu anche non perfetta, anche per via di questa posizione sospetta forse di Yaremchuk, ha colto di sorpresa tutti quanti, è stato un pallone messo sulla destra, l'assist immediato alla ricerca anche un po' avventata a dir la verità, forse imprevista per quanto riguarda questa azione in avanti dell'Ucraina. In ogni caso replica a Yarmolenko Yaremchuk, stessa dinamica dei gol che sono stati segnati all'Olanda, grosse responsabilità della difesa della Macedonia, visto che era un elementare passaggio in avanti a un compagno che è stato colto in posizione regolare evidentemente. Poi il check dell'arbitro con il VAR non ha avuto nessun tipo di cambiamento di prospettiva, e Yarmolenko in questo caso è stato davvero perfetto nel suo tentativo andato a buon fine di assist. È arrivato, ripetiamo, un pallone sul piede del giocatore del West Ham, tutto decentrato sulla destra, quasi, diciamo, a ridosso della rimessa laterale sulla tre quarti, che di prima è andato a spedire in avanti tentando la sorte con Yaremchuk, che è scattato, sembrava in netta posizione, in netta dal punto di vista forse dei macedoni, posizione di fuorigioco. Comunque è stata sottovalutata la prontezza di Yaremchuk a scattare sul filo di lana su questo tentativo di Yarmolenko. Poi la tu per tu con il portiere Dimitrescu, palla sul primo palo da girarlo, occhio a questo attaccante che secondo me può far comodo anche a qualche squadra italiana, è sicuramente dotato di tanti mezzi dal punto di vista sia tecnico che fisico, abbiamo visto il gol contro l'Olanda, uno stacco di testa con perfetta scelta di tempo, qui freddezza e intelligenza nell'aggirare il portiere macedone. Dunque 2-0 tra Ucraina e Macedonia. Attenzione a questo attacco della Macedonia in area di rigore, la botta con la gran parata da parte di Buscan, è stata una discesa imperiosa per vie centrali da parte dei macedoni e la parata è stata sul tiro di Ademi. Si è sganciato il numero 5 macedone su una splendida azione in velocità in cui Pandev nella triangolazione ha vestito i panni del rifinitore. Sfuriata, davvero splendida direi della Macedonia per determinazione, anche per la bontà dell'idea, che ha portato dunque al tiro Ademi da destra, sta per battere con il sinistro, a rientrare evidentemente Ruslan Malinovskyi, si vanno a schierare in area di rigore per il pallone teso di Malinovskyi direttamente in porta, gran parata di Dimitrescu, palla a giro che è stata indirizzata direi verso l'incrocio dei pali, splendida botta dalla distanza deviata sulla traversa da Buscan, giocatore a terra, sarà calcio di rigore a favore della Macedonia. Il giocatore che è stato toccato duro è stato lo stesso Pandev, se non sbaglio, nell'area piccola stava cercando di ribadire a rete, dopo la grandissima parata proprio con la punta delle dita Buscan è riuscito a deviare sulla traversa una staffilata dalla distanza, poi sotto porta un impatto tra due giocatori, uno mi è sembrato Pandev, l'altro è l'ucraino ancora a terra, indistinguibile per il numero di maglia, si tratta di Karavayev, che è andato a commettere il fallo e dunque sarà la possibilità ora dal dischetto per Pandev probabilmente di andare ancora in gol e per la squadra macedone di riaprire una partita che sembrava, non dico compromessa, ma quasi. È stata di Trajkovskij la botta da fuori, la splendida soluzione dalla distanza che è stata fatta stampare sulla traversa da Buscan, il biondo Alioskyj contro Buscan, è tutto pronto al minuto 11 di questa ripresa, risultato Ucraina 2
Macedonia 0, possibilità di accorciare le distanze per la squadra in maglia rossa con Alioski. Sul dischetto andrà con il sinistro a sfidare l'estremo difensore della Dinamo Kiev e dell'Ucraina Buscan. Tutto pronto, fischia l'arbitro argentino Rapaglini, la parata e poi la palla in rete, ancora Alioski che è riuscito a ribadire in rete il calcio di rigore parato molto bene da Buscan. Il sinistro aveva intuito, poi quasi commossa l'esultanza da parte di Alioski che in piena area di rigore all'altezza del dischetto scivolando è riuscito a rimpattare con il pallone. Bisogna anche dire che c'erano diversi giocatori della Macedonia che stavano accorrendo su questo pallone, un po' disattenta sulla ribattuta l'Ucraina, sembrava quasi scontato che finisse poi in rete sul tapin successivo alla parata questo pallone. Dunque si riapre la partita di Bucarest, Alioski è riuscito a mettere a segno il gol del 2-1 dopo che si era fatto parare il calcio di rigore da Buscan, calcio di rigore che è stato guadagnato da Goran Pandev. L'Ucraina ora si affaccia un po' in avanti con un'ottima intuizione da parte di Malinowski, palla per Karajev, palla all'indietro di nuovo Malinowski, zona tiro, il destro, la parata da Dimitrieschi in 2-3 tempi. Attenzione perché c'è un tiro maligno dalla distanza, sempre tra i Koski, che è riuscito a far picchiare il pallone sul suolo per così ingannare l'estremo difensore ucraino. Palla a giro questa volta, si sarebbe terminata praticamente accanto al palo alla sinistra del portiere Buscan, che non ha voluto in sostanza correre grossi rischi, ha preferito sparacchiare via il pallone. Però l'Ucraina adesso vicinissima al triste. Fallisce Viktor Tsiganov il gol del 3-1, ha tentato di giustezza da dentro l'area di rigore in posizione piuttosto laterale, questo dopo un errore piuttosto banale dei macedoni e un passaggio ancora illuminante sempre di Malinowski se non sbaglio, che ha cercato per l'appunto il neo entrato che di sinistro a giro di cercare il palo lontano in corsa. Questa è un'occasione, questo è un gol fallito, Jacopo. C'è un check, evidentemente c'è un episodio da ricontrollare, mentre tutto si era spento con questo lancio sballato e la palla che è terminata fuori dal rettangolo di gioco e la Macedonia che stava rimettendo in gioco il pallone. Ci sono diversi uomini macedoni intorno all'arbitro argentino, segno direi forse che hanno intuito che c'è qualcosa che potrebbe andare a loro discapito. A breve capiremo se sì, si va al VAR. Si va al VAR la prima volta in questo europeo dopo 16 partite, alla 16ª partita dunque c'è un primo check on field review, quindi l'arbitro che va al monitor. Ricordiamo nella sala VAR c'è anche un italiano, Filippo Meli, un VAR assistente VAR. Abbiamo i brividi perché si va al VAR ed è l'arbitro argentino, l'unico esponente sudamericano tra gli arbitri, che è andato a verificare probabilmente un tocco in area della Macedonia sul tentativo di andare in porta sul calcio di punizione di Malinowski, e c'è un tocco di gomito da parte della barriera che in alcuni casi nelle partite precedenti di questo europeo direi potrebbe essere stato assolutamente derubricato, adesso invece viene rivisto al VAR. Vediamo adesso l'arbitro che assegna il calcio di rigore. Calcio di rigore assegnato dal VAR dopo verifica dell'arbitro che va credo anche ad ammonire per questo tocco di mano il protagonista in barriera che è andato ad impedire la traiettoria di Malinowski di andare nello specchio. Ruslan Malinowski al minuto 39 della ripresa potrebbe mettere a segno il gol che chiuderebbe direi questa gara con il mancino. Malinowski contro Dimitrieschi, rincorsa lunga da parte dell'Atalantino, porta alla nostra sinistra rispetto al punto di narrazione di questa partita, va con il sinistro Malinowski, anche qua parato, para Dimitrieschi, parata di Dimitrieschi, imita Buscan ma stavolta il pallone schizza via perché è attentissima la difesa macedone a spazzare via il pallone. Non è stato battuto benissimo da Malinowski questo calcio di rigore, angolato direi alla destra del portiere cercando magari di spiazzarlo, è stato bravo ad intuire Dimitrieschi. Il neo entrato Avramovski l'ha ammonito per questo fallo di mano in area di rigore, errore a centrocampo, può approfittare la Macedonia, Trajkovski potrebbe andare al tiro, ci prova al lato, probabilmente l'ultima opportunità per i macedoni, e infatti si lamenta tremendamente il numero 9 ex Palermo e tutti sugli spalti. Non era facile andare a indirizzare verso la porta, era decentrato sulla destra, era sulla linea quasi dell'area di rigore,
salutano i giocatori, i tifosi macedoni, salutano probabilmente anche l'europeo mentre mostrano i muscoli quelli ucraini, che festeggiano già tre punti importanti nel cammino degli ucraini in questo torneo. Tra l'altro si tratta anche di un possibile approdo, chissà, al secondo posto. Staremo a vedere, praticamente vedremo nella prossima gara. Questa intanto è appena finita e l'Ucraina, ribadiamo, ha battuto la Macedonia 2-1. C'è anche Tassotti, dice Shevchenko, si abbraccia con il proprio CT. Staremo a vedere nella prossima partita, che sarà Ucraina-Austria, probabilmente quale sarà la sfidante dell'Italia. Tutto è nel regno delle ipotesi. Yarmolenko e Yaremchuk, 29esimo e 34esimo del primo tempo. Nella ripresa Alioski accorciava le distanze mettendo a segno il gol del 2-1, ribadendo a rete un rigore da lui stesso fallito. Fuori dagli europei, ed è matematica, la Macedonia del Nord, forse avanti l'Ucraina. Staremo a vedere quello che capiterà poi nel proseguo di questa giornata con l'altra gara del girone C, lo sguardo di Goran Pandev a chiudere questa partita.